ognuno di noi è seguito da un'ombra. E meno questa è integrata nella vita conscia dell'individuo, tanto più è nera e densa. Carl Gustav Jung, padre della psicologia analitica. L'ombra è essenzialmente la parte di noi che non vogliamo vedere, quella che ci dà fastidio fin da piccoli. Nello strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde c'è una fantastica ricostruzione dell'ombra quando il bravo e pio dottor Henry Jekyll racconta come fin da bambino era imbarazzato da questo lato giocherellone scherzoso che gli faceva sempre combinare degli scherzi e che nella Londra vittoriana naturalmente era visto malissimo, e come proprio da lì, ricacciando nel buio questa parte, non dandogli spazio, non esprimendola, a poco viene a costituirsi il terribile Mr. Hyde. È il confronto con se stessi. Scavare dentro se stessi significa incontrare l'ombra, significa incontrare, Freud diceva il rimosso, lo diceva anche Jung in altra forma, significa incontrare tutto ciò che noi non vogliamo incontrare, che fa parte della nostra storia, oppure della storia dell'umanità di cui noi facciamo parte. È chiaro che non lo vogliamo incontrare perché è spiacevole. Quando noi, come dire, riflettiamo sui nostri difetti, cerchiamo sempre di trovarne il meno possibile. Quando noi riflettiamo su quello che è stata la nostra vita tormentata, ciascuno ha una vita tormentata, oltre che gioiosa, cerca sempre di eliminare il tormento inscrivendolo in qualche altra cosa. Incontrare l'ombra significa invece affrontarlo per quello che è. E tutto ciò che è difficile. Diceva Platone, mi pare nella Repubblica, tutto ciò che è grande è nella tempesta. Ebbene, incontrare l'ombra significa entrare nella tempesta, ma significa forse anche superarla, o meglio rischiare. Una volta all'anno le ombre conquistano strade e piazze e infrangono l'ordine costituito. Il mondo selvatico e le sue figure irrompono nei tranquilli schemi borghesi, sconvolgendo per 3 giorni tutte le regole della società. La comparsa dell'uomo selvaggio segna l'inizio del Carnevale di Basilea. Nella loro danza, leone, uccello grifone e uomo selvaggio esibiscono ripetutamente il fondoschiena alla grande Basilea. Da un palazzo della ricca borghesia risponde la maschera del re leccatore, sporgendo la lingua contro la basilea popolare, situata sull'altra riva del fiume. Il selvatico incarna la forza naturale dell'istinto umano, che viene continuamente soffocato nel nostro rapporto con gli altri. Per Claudio Risè, l'uomo non è solo suddito, non è solo prigioniero delle idee collettive e delle pressioni sociali. In fondo al cuore di ognuno c'è un selvatico, forte e amoroso, che attende di essere riconosciuto. L'uomo selvatico è una figura frequente nella cultura popolare alpina. Secondo credenze e leggende, viveva in solitudine nelle valli e sulle montagne, dove lo aveva confinato il cristianesimo ben pensante, che sopportava male la sua libera naturalezza. Io sono un uomo selvatico,
per natura, chi mi offende mi ghe fo pagura. Il cristianesimo per molti secoli non negò l'esistenza di forze naturali con cui l'uomo poteva entrare in contatto, disse però che erano forze demoniache, non fratelli e sorelle del cristiano, ma elementi oscuri da cui l'uomo pio doveva tenersi lontano se non voleva esserne posseduto. Il Cristoforo, dipinto sulle pareti di tante nostre chiese, era, secondo le leggende, un gigante pagano. Si narra che un giorno si caricò sulle spalle un fanciullo per portarlo al di là del fiume. Ma la corrente diventò sempre più forte e il bambino sempre più pesante. Quando il selvatico, stremato, giunse dall'altra parte, il bambino gli disse: «Non devi stupirti. Hai portato sulle tue spalle il peso del mondo». Per Risè, la leggenda dà l'idea del peso che il cristianesimo ha caricato sulle spalle dell'uomo selvatico. Cristianesimo si presenta fin dall'inizio come una visione del mondo fortemente anticonvenzionale e, diciamo, anti buone maniere. No? Se ci rileggiamo il Vangelo, vediamo che tutta la battaglia di Gesù, a parte che preoccupa l'establishment fin dalla nascita, tant'è vero che Erode fa la strage degli innocenti, ma poi tutta la polemica con i dignitari ebraici, gli scribi, i farisei, eccetera, è una polemica in nome di una radicalità della verità umana contro, appunto, una serie di manierismi accumulati nel tempo che distaccano l'uomo dalla sua verità. Questo è poi naturalmente nasce in una capanna, è adorato dai pastori, cioè il quadro proprio dell'apparizione del Cristo fin dall'inizio è un quadro di naturalezza e per certi versi selvatichezza, contrapposta alla maniera, appunto, della città, delle sinagoghe e così via. Poi viene annunciato dal Battista che allora lui chiaramente è un uomo selvatico, coperto di pelli, sta nelle caverne, si esprime in questi termini assolutamente essenziali, esce nel luogo della natura, appunto il fiume e così via. Si circonda di pescatori e di donne assolutamente umili, quando addirittura non trasgressive come la Maddalena. Mi sembra quindi che lo scenario del Cristo finisce poi, muore assieme di una morte infamante come la crocifissione, assieme a dei malfattori. Quindi il Cristo è un personaggio fortemente alternativo alle maniere stabilite dall'establishment, tant'è vero che finisce sulla croce. La storia del cristianesimo è ricca di questi personaggi, il più rilevante naturalmente da questo punto di vista è Francesco, con la sua forte relazione con la natura, con la sua, il suo dire il modo migliore di praticare il Vangelo è darlo, quindi questa lontananza anche dalla letteralità, dal formalismo, e questo calarsi costantemente nell'azione, sua amicizia per gli animali, suo chiamare fratello tutti gli elementi della natura. Donne nere sono spesso delle selvatiche, e che da una parte sono Maria con la sua particolare capacità di accoglienza del mondo, ma dall'altra parte sono scure e integrano quindi e rappresentano anche degli aspetti dell'ombra, anche dell'ombra femminile, e esprimono una forte relazione con gli aspetti più legati al mondo selvatico del mondo femminile.
quello che è interessante è accogliere l'altro in quanto diverso e superare, riconoscere questa diversità, questa distanza e superarla nell'amore, perché altrimenti questo amore non avrebbe nessun valore se fosse così facile accogliere chiunque in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione. Cosa che d'altra parte Gesù non fa nel Vangelo, si guarda bene a fare, molto spesso caccia la gente, che allontana questo e quello, non prende, non guarisce, chiede, mette delle condizioni per intervenire nella vita della persona, essenzialmente la richiesta dell'altro. L'istinto ci parla, l'istinto chiede di essere ascoltato, i nostri sogni sono molto spesso delle grida, dei messaggi con cui l'istinto ci chiede appunto di accogliere le sue figure. Pensiamo a tutte le figure che nei sogni compaiono e che lo rappresentano, per esempio gli animali, le forze primordiali, ma anche figure perturbanti che nella nostra coscienza di occidentali bianchi sono più legati all'istinto, quindi gli zingari, individui strani, individui che appunto vengono dal bosco, ma vengono anche a volte da certi boschi metropolitani, diciamo così, vengono dalle erbacce, vengono dalla spazzatura, vengono. È tutto un mondo che ci chiede di uscire da questo universo di buone maniere, mentalizzato, di immagine, di copertine, finto e di plastica, per essere, accogliendo loro, questa è la domanda che ci fanno questi sogni, accogliendo loro accogliamo le forze che sono già dentro di noi e che rappresentano appunto le spinte istintuali. Tutte le principali patologie di oggi sono profondamente ed evidentemente legate a questa rimozione. Pensiamo a tutti i disturbi alimentari, appunto anoressia, bulimia, non mangiare niente, mangiare troppo, l'assunzione di droghe, l'iperattività, appunto adesso si lamenta nei bambini questa sindrome di iperattività, ma questo è proprio lo smarrimento fin da piccoli di una relazione col proprio corpo e sotto la spinta, come dire, ipervelocizzante di prodotti culturali, media, eccetera, che ti tendono a buttarti fuori, a non farti rimanere dentro di te come l'istinto vuole. Ma poi pensiamo che in Europa ormai diciamo i maschi incapaci di riprodursi tra fenomeni di impotenza e sterilità si avvicinano al 40% in Europa, in tutto l'Occidente, e pensiamo appunto in generale alla grande ansia e angoscia che circonda il fenomeno riproduttivo, che è naturalmente è uno dei più, anzi è fenomeno naturale per eccellenza, appunto che accompagna la pulsione, il desiderio, l'amore dell'essere umano da subito, e quindi ci possiamo rendere ben conto come l'istinto, anche nei suoi aspetti di istinto di conservazione, l'uomo della tarda modernità è un uomo che si fa male più volte, che non ha la percezione del pericolo, che non lo rifugge e nemmeno lo cerca, diciamo, eroicamente come strumento di trascendenza nel modo dell'eroe greco, no, semplicemente ci cade dentro per totale sconoscenza della vita e delle leggi della sopravvivenza.
In fondo gli uomini, da sempre, non credo che l'abbia scoperto solo la modernità questo, sono un po' dei cyborg, se lo vogliono essere, cioè delle persone che rispondono ad altro, che non sono quello che sono. Sull'oracolo di Delfi c'era scritto diventa ciò che sei. Ecco, diventare ciò che sei è strappare la maschera. Non strappare la maschera significa essere un replicante. Replicante di cosa? Non lo so, dipende dall'epoca storica forse. Nella nostra sicuramente è il replicante di una macchina, di qualche cosa che va su modelli omologati, su modelli di massa, senza rendersi conto di ciò che, come diceva appunto Delfi, veramente si è. Kant era preoccupato dal prevalere delle buone maniere sulla culture, come lo chiamava lui, e che è proprio l'espressione, non la cultura in senso intellettuale, ma l'espressione della relazione degli uomini con gli elementi della vita pratica, gli elementi della cultura materiale, quindi il cibo di quel posto, gli utensili che vengono usati, i costumi e così via. No, le buone maniere hanno gradualmente cancellato, come era chiaro, appunto Kant vedeva molto bene questo processo, tutto questo in nome di codici prefabbricati. L'ultimo, diciamo, manifestazione delle buone maniere, noi l'abbiamo in genere col linguaggio politically correct, come è stato chiamato, per cui non si possono sostanzialmente chiamare più le cose col proprio nome, meno che mai il corpo con i nomi del corpo, e le sue diverse diramazioni. Citerò semplicemente i famosi manuali di istruzioni che vengono consegnati ai freshmen, alle matricole nei collegi americani, dove viene puntualmente spiegato ai giovani come dei due sessi come devono avvicinarsi l'uno con l'altro, e quindi viene imposto al maschio che vuole prendere la mano della ragazza di chiederle prima se lei è d'accordo che lui gli prenda la mano, se è d'accordo che la tocchi un po' più in su, e così via e così via. E la sanzione applicata in quasi tutti i college americani ormai, il primo fu l'Antioch College, ma ormai è dappertutto, la sanzione a questo è da una parte l'espulsione dal college, dall'altra parte la denuncia penale per abuso, quindi non stiamo mica scherzando, è qualcosa che può fulminare la vita di una persona in nome appunto di un codice completamente finto che allontana sia dall'istinto sia dal cuore, in realtà da subito, fin dai 20 anni. Archetipi fondamentali è l'archetipo della madre, appunto, che nutre e esercita poi il potere che le deriva da questa sua capacità nutritiva. Naturalmente è un archetipo molto vitale che, come tutti gli archetipi, ha anche il suo volto negativo, e il suo volto negativo, la sua ombra è appunto quella del potere, cioè quella di vivere il momento nutritivo come strumento per esercitare un potere, che è un potere di fermare l'individuo e di impedirgli di arrivare a uno stato adulto, a uno stato in cui è libero di scegliere se essere il suo suddito oppure se essere un uomo che può immaginarsi un altro tipo di società. La società grande madre è, secondo me, l'aspetto archetipico che meglio descrive la società dei consumi, la quale fornisce tutti gli strumenti per
soddisfare i propri bisogni all'uomo, no? Questo a partire dai piccoli bisogni dei bambini che devono avere quello zainetto, quella scarpa, quella cosa, a poi i bisogni equivalenti che dovranno avere nell'età adulta, ma che sempre li chiudono in una sudditanza nei confronti di questo grande archetipo, che come tutti i grandi archetipi è molto potente, è molto più potente delle industrie che lo rappresentano. Loro stessi sono per certi versi degli schiavi della società grande madre, e questo lo sanno bene gli analisti quando vedono poi in analisi questi grandi manager internazionali assolutamente disperati a pezzi, perché di nuovo la vita personale in realtà non cresce all'interno di un sistema di questo genere. Quello che io trovo assolutamente mostruoso e specifico di questa società è questo calare, questa logica delle differenze e quindi delle lontananze attraverso il meccanismo dei consumi praticamente su ogni momento della vita umana. È un fenomeno che, sommato alla distanza, all'allontanamento dell'istinto, tende a rendere l'individuo veramente poco più che il marchio della maglia che porta o delle scarpe che indossa. Le grandi opzioni politiche che oggi vengono discusse sono sicuramente importanti, ma la cosa principale è la sopravvivenza del pianeta, una sopravvivenza che non è solo ecologica, che è importante, ma umana. Cioè noi ci accorgiamo di uomini che non hanno più il senso della diversità. Cioè uno va in Thailandia, molti amici vanno in Thailandia a fare le vacanze e là vivono come se si trovassero a Milano. Vanno in Africa e immaginano l'Africa come una sorta di paradiso, così come viene proposto dalle agenzie turistiche. L'Africa è un'altra cosa, più cruda, più violenta. Nell'Africa si fanno le guerre tagliandosi a colpi di macete, come avveniva, forse loro usavano asci di pietra, come avveniva migliaia di anni fa. Non ci sono solo le palme, i club mediterranei o altre cose. Allora, di fronte a questa omologazione che vuole la ricerca della diversità, purché sia uguale alla propria presunta identità, non ci si può che meravigliare, ma meravigliare con un senso di orrore, perché questo viene trasposto ovunque. Si mangia allo stesso modo, i McDonald's ci sono tutti, gli sciiti e i sunniti che litigano tra di loro concordano sui blue jeans, la Coca-Cola regna ovunque, sia nei paesi dell'est, ex comunisti, prima veniva introdotta quasi di nascosto insieme alle calze di nylon, oggi viene bevuta tranquillamente. Il mondo è tutto uguale, anche se poi è profondamente diverso. L'uomo cerca la diversità, continua a parlare della diversità, usa questa idea della diversità per motivare le azioni politiche, le azioni culturali, e poi non fa altro che ricercare disperatamente una propria fittizia identità. Come dicevo, perché? Perché non ce l'ha. Mi protegga l'ombra e non mi trovi la tristezza. Mi protegga l'ombra e mi riporti a casa. Su questa vecchia
senza mai riposare. L'anima mia inquieta segue il suo cammino, mi protegga l'ombra dalle ombre della sera. C'è anche un'altra immagine che dà il poeta americano Robert Bly, che ha molto lavorato su questi, su questo terreno dell'ombra, ed è anche piuttosto divertente, quella di un sacco che ogni uomo ha fin da bambino e in cui butta dentro le cose che non sono apprezzate dai genitori, non sono apprezzate dalla società o da lui stesso man mano che si forma la personalità. Allora, il problema dell'ombra, dice Bly, è che questo sacco, man mano che la vita va avanti, diventa sempre più pesante e anche sempre più grande, a un certo punto diventa più grande di noi. E allora dobbiamo diventare capaci di guardarci dentro a un certo punto e di incominciare appunto a tirarne fuori delle cose e vedere se con queste cose possiamo farne qualcosa di utile. Allora, quello che succede con l'ombra e che complica ancora di più la situazione è che molto spesso viene proiettata sull'altro. Cioè, noi non vogliamo questo aspetto del carattere, del modo di fare dentro di noi e lo cacciamo, diciamo così, nell'inconscio. Ma naturalmente nell'inconscio è vivo, ci influenza, ci possiede in qualche modo, malgrado la nostra volontà, e questo produce appunto questo meccanismo della proiezione, questa azione della proiezione, per cui noi vediamo sull'altro, al minimo, alla minima opportunità che questo ci offre, l'ombra che abbiamo rifiutato dentro di noi. È abbastanza caratteristico, è l'avaro che non riconosce la propria avarizia, che la rifiuta, magari la copre con dei gesti di generosità, ma poi naturalmente vede l'avarizia nel minimo gesto di risparmio in qualcuno che forse non è poi così avaro come lui pensa, o è il superbo, colui che in realtà è nel sacco, diciamo, che si trascina dietro, c'ha una bella dose di superbia, ma che la copre con un atteggiamento di umiltà e così via, e poi non tollera, si sente profondamente ferito da un atteggiamento di fierezza dell'altro, e così via, e così via. In questo modo funziona la proiezione dell'ombra, che è anche un modo poi interessante, perché se come dire, riconosciuto, è un campanello d'allarme che ci potrebbe avvisare che lì c'è qualcosa di noi che risuona in questa forte avversione o anche improvviso desiderio che noi abbiamo per una persona completamente diversa. Facciamo un caso di ombra, secondo me di ombra collettiva, oggi molto diffusa nella passione delle folle metropolitane
per la squadra dei calciatori, quindi per la passione di tutti questi individui che vivono in realtà una vita, come dire, ferma, immobile, solitaria, isolata, anche se lavora in un'azienda, ma non c'è la squadra. Ecco che la squadra, nell'equipe dei calciatori in campo, proiettano tutta una parte di sé che hanno dovuto rifiutare, quindi la fisicità, la corsa, la muscolarità, la squadra, il fare squadra, anche il sudare, la sporcizia, il finire in terra, tutta una serie di cose vietate, diciamo, all'impiegato metropolitano, che però può vivere con grandissima passione attraverso la sua passione sportiva, la quale, come molte delle cose importanti della vita umana, contiene una buona dose di proiezione di ombra. Noi viviamo in un mondo in cui le diversità sono notevolissime, le diversità vere, per esempio quelle economiche, che la politica finge di non capire. L'Europa e i paesi occidentali hanno un consumo straordinario, drenano qualcosa come l'80% se non di più delle risorse e pretendono che la diversità debba venire accettata. È chiaro che quel 20% di risorse che vengono date alla grande maggioranza del mondo stanno a significare che la politica ha fallito. Voglio dire, noi ci troviamo di fronte a un gigantesco macchinone come l'ONU che produce semplicemente burocrazie. Di fronte ai problemi reali si arena perché si basa su dei presupposti che non sono reali. La realtà è un'altra, ci vuole una trasformazione dell'uomo. L'uomo deve capire che se vuole la pace sul pianeta deve rinunciare ad alcuni standard di vita per darlo degli altri. Noi non possiamo avere l'80% delle risorse e pretendere che quelli che hanno il 20% ci rispettino come fratelli, perché questo significa non capire cosa sono gli uomini, non capire che l'odio in alcuni casi può essere giustificato. Non possiamo accogliere come diversi e trattarli come schiavi persone che vengono dal terzo mondo o da altri paesi quando noi abbiamo bisogno di loro. Se vogliamo una politica diversa dobbiamo avere un governo mondiale. Naturalmente questa è la prospettiva, che dia, come dire, un equilibrio economico, un equilibrio culturale, che accetti la diversità per valorizzare l'identità. Ma siamo disposti poi magari a rinunciare a parte degli elettrodomestici, a parte dei comfort della nostra vita quotidiana? No, di nuovo salta fuori l'ombra. Non potendo rinunciare a quelli, dobbiamo far valere la nostra superiorità, ma non avendo il coraggio di dire noi siamo i signori, come avrebbe detto Nietzsche, gli altri sono gli schiavi, che è quello che in realtà avviene, ma dicendo siamo tutti fratelli, non facciamo nient'altro che immedesimarci con l'ombra. Questo è un piccolo esempio. È chiaro che la politica deve scontrarsi con queste cose, deve far capire agli uomini che bisogna rinunciare a qualcosa, ma chi lo fa? Prima domanda. Secondo, lo può fare la democrazia che si basa sul voto? E chi vota è disposto a votare per chi gli chiede di fare un sacrificio che non vorrebbe fare? Ancora una volta l'ombra. Nel passato, nella storia d'Italia, un esempio di ombra abbastanza significativa, mi sembra, è proprio quello rappresentato dallo squadrismo fascista, dall'improvviso rappresentarsi sulla scena pubblica di queste figure che anche fisicamente erano un po' dei personaggi d'ombra, le camicie nere, i gagliardetti scuri, proprio tutta l'iconografia rimandava al mondo dell'ombra, e che irrompono appunto nell'Italia, nell'italietta, diciamo, post-giolittiana, molto formale, molto anche lì un po' ipocrita, un po' molto buone maniere, che cerca di imbragare i conflitti sociali attraverso una serie di procedure burocratiche, legali e di buone maniere, e arrivano i fascisti con i loro camion, le loro canzoni, le loro camicie nere, i loro gagliardetti, e questa è veramente l'irruzione di un'ombra collettiva della società italiana, formata naturalmente, come sempre l'ombra collettiva,
effettiva dalla sommatoria di tante ombre individuali. Un aspetto d'ombra che mi sembra vada prendendo sempre più forma è quello tra un Islam che si presenta esclusivamente o pressoché esclusivamente come una visione del mondo che chiede potere e vuole questo potere attraverso la violenza, e per fare questo anche liquida una parte molto importante, molto significativa della propria storia, della propria anima, e che in questo modo finisce col diventare l'ombra di una società occidentale cristiana che a sua volta si vuole, si presenta come essenzialmente invece sociale, buona, ma nel senso di una bontà moraleggiante più che nella radicalità dell'amore proposta dal Cristo. Violenza soft è la violenza che non si presenta come tale, che soprattutto non vuole essere nominata. È, io credo, il fenomeno più preoccupante della società di oggi, è questo attento processo di discriminazione che si attua appunto fin dai primi anni d'età. Pensiamo appunto questa sindrome per diminuita capacità di attenzione e per iperattività che viene ormai diagnosticata ai bambini in tenera età, che vengono subito messi in cura con antidepressivi e anfetamine contemporaneamente o alternati, quindi vengono subito fortemente chimicizzati perché hanno quello che una volta si chiamava l'argento vivo. Certo che molto spesso questo argento vivo è veramente, pone dei problemi anche alle maestre in classe, eccetera, perché i bambini non riescono a star fermi o non riescono a concentrarsi. Ma qui dobbiamo dire, che esperienze hanno avuto questi bambini di contenimento nei loro primi mesi, anni di vita? Chi li ha presi in braccio? Chi li ha contenuti? Quale madre? La madre era in carriera, in ufficio. Quale padre li ha contenuti di nuovo con delle norme? Come possono aver sviluppato una capacità di concentrazione e di attenzione quando vengono messi davanti da subito alla televisione con una macchinetta che gli permette di girare dappertutto e quindi vengono sostanzialmente stimolati ad essere disattenti e sconcentrati? Ecco, io propongo questa immagine come l'immagine di una società in realtà profondamente segnata dalla figura di Erode. Questa è una società violentissima
che compie da subito una strage di tutti gli innocenti che si lasciano uccidere, che non hanno dei padri come Giuseppe, che porta Gesù lontano nella capanna perché i soldati non arrivino, ma nessuno c'ha più dei padri, quindi è anche molto difficile sopravvivere a questa storia. È una società profondamente violenta e che esercita la propria violenza nel nome della non violenza, come nel caso della sindrome appena accennata, dove qualsiasi bravo psichiatra dirà: ma perché un ceffone? Ma perché una norma? Diamo una pastiglia. L'uomo senza norme sente profondamente che gli manca qualcosa su cui organizzare il proprio sviluppo e anche a cui potersi ribellare pur cause, con un senso, quindi non la ribellione per pagare il biglietto del tram che non ha nessun senso, ma la ribellione in nome della visione della visione del mondo. Tu padre mi proponi questa visione del mondo, io te ne propongo un'altra. In questa contrapposizione formo la mia personalità, poi magari ci troveremo meno distanti di quanto sembra, però in questa tensione c'è una crescita. Ecco, invece, quando la proposizione di norme non c'è perché il padre non c'è, tutto questo non può più esercitarsi, e cosa c'è? C'è la depressione. Depressione non come fenomeno genetico, come sembra essere secondo molti di orientamento organicistico obbligatoriamente, ma la depressione noi in psicoterapia la vediamo costantemente proprio come senso di vuoto. Qui qualcuno mi ha truffato perché non mi ha dato delle cose a cui avevo diritto, perché avevo tra l'altro il diritto di oppormici se mi venivano date. Non mi sono state date, e quindi questo vuoto si manifesta di me, dentro di me, proprio come una mancanza di senso, una stanchezza, una bulimia, una depressione. Noi viviamo in una società in cui i diritti occupano lo spazio maggiore. Tutti hanno dei diritti, gli uomini, gli animali, addirittura le cose, i gruppi, i diversi, il che va benissimo. Nessuno parla mai dei doveri. Forse perché è politicamente scorretto, forse perché parlare dei doveri sembra fare un discorso di destra o di che altra cosa. I diritti e i doveri non hanno niente a che fare né con la destra né con la sinistra, semmai hanno a che fare con l'intelligenza. Io mi domando, il diritto di fare qualche cosa, dove si fonda? Non si può fondare su una forma astratta, si deve fondare su qualcosa di concreto. Qual è la cosa più concreta che l'uomo può avere? Diventare se stesso, essere una personalità risolta, come lo direbbero gli psicanalisti, compiuta, come avrebbero detto gli umanisti, santificata, come direbbero i religiosi. Per fare queste, che cosa bisogna fare? Bisogna fare una ricerca interiore, bisogna scontrarsi con l'ombra, tutte quelle belle cose che abbiamo detto, ma questo non è forse un dovere? Ecco. Questo è il primo dovere, forse l'unico dovere. L'unico dovere è quello di diventare se stessi. Su questa vecchia strada ho camminato e camminato senza mai fermarmi, senza mai riposare.
vede, la sfida in qualche modo di un lavoro come quello dello psicoanalista è in realtà quella della concretezza, cioè quella di non perdersi dietro a degli schematismi astrusi, a delle costruzioni, come dire, di malattie inventate a tavolino e a tavolino definite, ma di vedere la vita umana cos'è. Allora, la vita umana è qualcosa che incomincia quando c'è un padre che la genera e una madre che la fa crescere. E continua quando c'è poi appunto una madre che accoglie questo bambino nato e quando c'è poi un padre che un po' più in là prende questo bambino, lo toglie alla madre e lo porta nel mondo e così via, proponendogli la propria visione del mondo cui il bambino potrà opporsi o no e in questo modo continuare a crescere. Allora, se non c'è il padre, tutto questo non funziona, naturalmente, esattamente come se quando non c'è, e in buona parte possiamo anche dire che non c'è veramente la madre, no? Che c'è una specie di doppio burocratico della madre, ma non c'è la madre in gran parte, la madre fisica, la madre appunto che abbraccia, la madre che contiene, la madre che... come dire, ha in sé questa testimonianza della conservazione della vita, così come il padre ha in sé la testimonianza della realizzazione della vita nel destino individuale. Quindi il padre deve esserci perché altrimenti non c'è la vita, molto semplicemente la vita non comincia e la vita non si sviluppa. Posso farle una domanda personale? Sì. Il suo padre? Beh, mio padre era un padre che aveva perso il padre nella prima guerra mondiale e che era stato quindi allevato dalla madre, era già un padre madrizzato lui stesso, ed era un padre che ogni volta che io gli chiedevo di intervenire nella mia vita per... come dire, appoggiare le mie istanze di giovane bimbo, di giovane maschio che cercava un suo spazio, mi rispondeva: tu devi stare attaccato alle sottane di tua madre. Il sole e la sua ombra completano l'opera. Come possiamo noi renderci conto del giorno se non sperimentiamo la notte? Non avremmo l'idea né del giorno né della notte. Non avremmo l'idea del sorgere del sole e del suo tramonto. Sperimentare quindi l'ombra, sperimentare, incontrarla, scontrarsi, venire a pugni con l'ombra, quasi fisicamente, quindi con se stessi, significa, secondo me, incontrare la vita, ma incontrare l'arcano della realtà. Incontrare, cioè, l'idea che ci sia una totalità, perché l'ombra rimanda la luce, ma come diceva il testo biblico, solo nelle tenebre si può trovare Dio, anzi, il roveto ardente acceca Mosè, solo nelle tenebre compare Dio, solo nell'ombra si può trovare la luce, ma luce e ombra sono l'unico aspetto di un'unica realtà, come il giorno e la notte. Quindi, lavorare con l'ombra e contro l'ombra, per l'ombra e in opposizione con l'ombra, significa in fondo percorrere questo arcano, la parola è così misteriosa, ma nascosto vuol dire, questo arcano cammino che può portare a una luce che però ha delle ombre e a un'ombra che ha in sé la luce. Sono concetti un po' difficili per la nostra epoca, che preferisce la luce, come preferisce il rumore. Le città sono tutte illuminate, per cogliere il buio bisogna andare nei luoghi più impensati, ma solo nel buio si vedono le stelle. La nostra è una società che riempie il mondo di rumori. Quando andiamo in un bosco lontano, se lo troviamo, dal mondo, ci pare di essere in un luogo che non conosciamo, perché non siamo più abituati al silenzio. E quando usciamo al limite del bosco sentiamo il grande drago, come si diceva in Excalibur, che scorre in basso, il rumore delle autostrade. Ecco, e questo è da evitare. Bisogna rincontrare il silenzio, perché nel silenzio risuona la parola. Bisogna incontrare la notte e l'ombra per trovare le stelle.